Nuovi alloggi popolari per oltre 30 famiglie del Cilento. La consegna questa mattina in via Tempone a Vellina di Castelnuovo Cilento, dove sono state realizzate le case popolari grazie ad un bando comprensoriale che ha coinvolto i comuni di Castelnuovo Cilento, Vallo della Lucania, Ceraso, Casalvelino. Tanti nuovi residenti, oltre 30 famiglie, che verranno a vivere nella nostra comunità, ha ribadito con soddisfazione il sindaco di Castelnuovo, Eros Lamaida, che ha seguito personalmente l'inizio e la chiusura dei lavori. Io oggi è un giorno che sono particolarmente felice, oggi sono felice perché sappiamo bene, ogni volta che incontravo il sindaco di Ceraso e il suo rappresentante Carmelo, che è il sindaco di Vallo, il sindaco di Casalvino, sappiamo bene cosa abbiamo passato. Questa è una giornata storica dove ben 34 famiglie di Castelnuovo Cilento, Vallo della Lucania, Ceraso e Casalvino avranno finalmente un tetto stabile sulle loro teste, sul teste dei loro familiari. Quindi è una grande gioia, un momento storico, velato d'amarezza per coloro che pur avendone bisogno però non hanno preso questa casa, perché non è facile vincere un bando, una casa popolare. Poi i posti sono limitati rispetto alla grande esigenza di casa che c'è. Quindi è un grande giorno, sono felice, come sono felice anche altri sindaci che fra poco arriveranno, perché diamo davvero una risposta abitativa di grande qualità, di rispetto dell'ambiente e di risparmio energetico ai nostri cittadini. I nuovi alloggi erano particolarmente attesi da tante famiglie in difficoltà, pronti a trasferirsi a Vellina pur di avere un alloggio sicuro. Le nuove abitazioni sono essenziali ma confortevoli, realizzate nella frazione di Castelnuovo Cilento, un'area centrale rispetto a Casalvelino, Ceraso e Vallo della Lucania. 34 alloggi di edilizia pubblica realizzati secondo criteri di bioarchitettura ed ecologica in tutto, dai materiali utilizzati provenienti da fonti rinnovabili o materiali riciclati, al risparmio idrico, con grande attenzione all'uso dell'acqua potabile, dall'assenza degli scaldabagni all'utilizzo dei pannelli solari per la produzione di acqua calda. Infatti c'è risparmio energetico, consideri che non c'è lo scaldabagni, l'acqua viene riscaldata con i pannelli solari, quindi attenzione, grande attenzione all'ambiente, tutto il materiale proveniente da fonti rinnovabili e anche da materiale riciclabile, quindi rispetto dell'ambiente, risparmio energetico e naturalmente qualità delle abitazioni, un trinomio che si fonde in una casa che è di altissima qualità, una casa ecologica. È uno sforzo, diciamo, generale che tende a far migliorare in ogni caso sempre più il concetto di casa popolare. La casa popolare non è una casa diciamo spoglia, ma deve rappresentare una casa dignitosa per i cittadini che devono entrare ad abitarci. Sin dalle prime ore di questa mattina le 34 famiglie destinatarie dei nuovi alloggi popolari hanno atteso con trepidazione la consegna delle chiavi. Nei loro occhi l'emozione di un momento atteso da una vita. Per tutti loro infatti si è realizzato un sogno, da oggi sono titolari di una nuova casa. Emozionata, grazie. Vi viene affidato un gioiello. Fate in modo che questo resti tale, perché guardate, è un peccato di Dio se poi viene degradato o altro. Organizzatevi subito tra di voi, ci sono forse lavori, vedo braccia possenti, per poter anche, voglio dire, mantenere il verde che c'è, che realmente è straordinario qui intorno. È un gioiello che oggi viene donato ai nostri cittadini, ai cittadini di Casalvelino, Ceraso, Vallo e innanzitutto Castelnuovo. È un gioiello e spero che da questo punto di vista vengano conservate nel tempo tali. Sono case che hanno una tecnologia molto molto avanzata, come ci hanno spiegato gli ingegneri degli ACP. Sono case biotecnologiche, per cui sono case all'avanguardia. Questo risultato è il frutto della sinergia tra queste varie municipalità e questo la dice lunga sul risultato che si può conseguire su questo territorio quando ci si mette insieme. Ma innanzitutto è un risultato che è dovuto alla tenacia del sindaco di Castelnuovo, che prima ha messo a disposizione questo terreno per poter fare questo che non sono case popolari, è un vero e proprio residence,
e poi ha perseguito questo risultato nel tempo, con le mille difficoltà che ha incontrato sul campo. Per cui un ringraziamento particolare va a Eros, veramente di cuore lo ringrazio a nome di tutta la città di Vallo della Lucania. Troppo bella, dopo 16 anni siamo arrivati alla casa. Siete contento? Contentissimo. Con le chiavi in mano e il cuore colmo di gioia, le famiglie assegnatarie delle nuove abitazioni hanno voluto subito vedere con i propri occhi il quartiere che li ospiterà. Ce l'abbiamo fatta! È bello! Ma che piazza il balcone, cattivo! È pure un coppo!